selling behind it. Then I'm the matching like Randy. The club will go out to the granny. Then nigga pull up your banner. The killers understand. Wee, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi siamo, come state ovviamente vedendo alle mie spalle, su Rules of Survival. Perché? Perché ragazzi è stato introdotto un nuovo veicolo nel nostro meraviglioso Battle Royale per Android e iOS. Abbiamo visto ragazzi che con l'ultimo aggiornamento, quello del 7 febbraio, è stato introdotto il mondo in Rules of Survival. Hanno inserito la mappa nuova, le armi nuove, le case nuove, un sacco, il supply box, un sacco di roba bellissima. Nello scorso video che vi ho pubblicato di Ross invece abbiamo visto le skin che arriveranno il 20 febbraio. E oggi ragazzi, è uscita la notizia dell'ingresso di questo nuovo veicolo che andremo a vedere tra pochissimo ragazzi. Che cos'è? Che cos'è? Ditemi un po', Xuderino, cos'è? Guardalo lì ragazzi, track mega di un buggy con minigun fittato sopra ragazzi, e stavolta si può usare ragazzi, è tanta roba. La stiamo vedendo assieme adesso, guardate che figata, sembra appunto come vi dicevo poco fa una di un buggy, le ruote assolutamente da sterrato, sembrerebbe avere tre posti perché c'è quello di fianco al guidatore e quello che invece... Ah no, sono cinque posti! Oh mio Dio, sono cinque posti, ragazzi! Sono il guidatore, il passeggero, quello con il minigun che ti faccio vedere dove va, e quelli due dietro, ci sono due sedili al contrario. Andiamo a vedere subito, ragazzi, quanto male fa questa roba. Come vedete c'è là davanti un bellissimo bersaglio che non vedo l'ora di andare a vedere un pochettino come resisterà ai colpi del minigun. Guardate che figata, guardate che figata. Andiamo a sparare in mezzo al vetro. Puntiamo la carrozzeria. 27, 26, 54 in due colpi. 54 in due colpi, ragazzi. La distanza è abbastanza ingente. Saranno 100 metri, 150, tanta metri. Saranno, non lo so, ma guardate che storia, ragazzi. Guardate che storia, come va a colpire di prepotenza. Attenzione, arriva un nemico. Andiamo a provarla se riusciamo subito contro un avversario. Parte l'inseguimento. Parte l'inseguimento con la nuova macchina, con sopra il minigun. Andiamo a vedere un pochettino se riusciamo ad andare a prenderlo. Peccato che con questa nebbia, andiamo a vedere, sembra un pochettino ridicolo. Ce n'era un'altra lì di fianco, ce n'era un'altra. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, facciamo il change, andiamo a vederle bene. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, che belle ragazzi. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando? Non si capisce bene cosa stia succedendo qua ragazzi, non lo sappiamo bene. Abbiamo anche notato, non so se avete notato, in basso a sinistra c'era un nuovo logo ragazzi, c'è il logo del ramen, non capisco bene perché, ma che figata, ma che figata. Andiamo, faccio uno screenello già che ci siamo, così non perdiamo tempo. Ecco, vedo che tutti facciamo gli screen ragazzi, guardate che spettacolo. Ma sì, lo faccio anche io lo screen, che me ne frega. Guardate che spettacolo ragazzi, nuovo veicolo, tanta roba. Potrebbe non essere l'unica novità che verrà introdotta con il nuovo aggiornamento, anche se però ragazzi non sappiamo in realtà se questo veicolo sia in fase beta e quindi non verrà inserito il prossimo 20 febbraio, anche se secondo me, visto che la stiamo già vedendo nei test server, direi che potrebbe tranquillamente essere già pronta e disponibile. Non mi sembra che abbiano esagerato, diciamo, nel farla. Guardate anche la skin color camo, mimetica, militare, tanta roba ragazzi. Che storia, i due sedili dietro sono un qualcosa di fantastico. Attenzione, vediamo se riusciamo a fregare questo qua che entra con un'altra macchinina. Attenzione con l'altra macchinina, vediamo se riusciamo ad andare a prenderlo, ma non credo. Partiamo alla guida. Attenzione, no. Direi di no. Va bene ragazzi, va bene, direi che quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Questa ragazzi era la nuova macchina con tanto di minigun sopra che troveremo ben presto in Rules of Survival. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto per essere stati qua a guardare anche questo video.
Vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale e se volete rimanere aggiornati su Rules of Survival, oltre a rimanere qui con me ragazzi, andate anche sulla pagina Facebook ufficiale Rules of Survival Ita. Noi ci vediamo presto! Ciao!